Il calciomercato è finito. Sono contento del calciomercato della Lazio? No. Smetterò di tifare Lazio? No. Ciao a tutti da Vittorio. Stasera c'è Lazio-Milan. Bene, io non ho dimenticato Lazio-Milan dello scorso anno. Uno scandalo, un dibello disastroso che nel primo tempo non diede un rigore nettissimo a Tadi Castellanos e nella ripresa fece veramente un disastro. Una direzione di gara da ufficio indagine, una direzione di gara da sospendere il campionato. Ovviamente non successe niente perché contro la Lazio non succede mai niente, anche perché lo sappiamo, il presidente della FIGC è il grande nemico di Lotito e quindi probabilmente quella sera Gravina avrà riso tantissimo. Ma io non dimentico i tre cartellini rossi imbarazzanti di Lazio-Milan, non dimentico il clamoroso rigore non dato a Tati Castellanos e il fatto che Di Bello non è andato neanche al VAR. Oggi spero di vedere i giocatori della Lazio veramente con il sangue negli occhi. Voglio veramente vedere una Lazio cattivissima dal primo secondo della partita, perché la direzione di gara, la partita dello scorso anno, va assolutamente vendicata. Io mi auguro veramente oggi di vedere una Lazio cattiva, soprattutto di non vedere i primi 15 minuti che abbiamo visto contro Venezia in casa o contro l'Udinese fuori casa, perché se regaliamo i primi 15 minuti al Milan, la partita è già finita. No, oggi voglio vedere quella cattiveria, ricordando quello che è successo lo scorso anno, ricordando che la Lazio in due partite abbordabili ha fatto solo 3 punti. Mercato è chiuso, ormai non ci possiamo più lamentare. Adesso dobbiamo fare il massimo con i giocatori a disposizione. Non si può guardare indietro, bisogna solo guardare avanti e provare a dare il massimo. Io mi auguro di vedere Nuno Tavares titolare finalmente perché gli esterni bassi della Lazio sono quello che sono. Secondo me, Nuno Tavares è veramente il giocatore che può cambiare qualcosa là dietro. Forte fisicamente, veloce, buon piede. Contro il Milan sarebbe importantissimo averlo a disposizione, anche perché il Milan di Fonseca ha evidenziato una lacuna evidente, ovvero incassa tantissimi contropiedi. E questa Lazio sembra costruita apposta per il contropiede. Poca qualità, ma tanta dinamicità. Abbiamo tanti giocatori veloci che possono far male in ripartenza, sia a centrocampo con Guendouzi, Delebashiru o chi giocherà, sia là davanti con Isaacs, Noslin, Zaccagni, Chaouna, eccetera, eccetera. Ecco. Questa Lazio ha una caratteristica, secondo me, distintiva, ovvero le ripartenze. Se il Milan si sbilancerà, cosa che ha fatto in tutte e due le partite ufficiali giocate quest'anno, la Lazio può veramente castigarli, veramente punirli. Ecco, oggi voglio vedere una Lazio cattiva, una Lazio determinata, una Lazio che non spreca occasioni, perché è vero che il Milan si sbilancia, ma non aspettiamoci 5-6 volte di trovarci davanti al portiere. Stasera dobbiamo essere cattivi, stasera dobbiamo essere determinati, stasera dobbiamo dimostrare che sì, il mercato non è stato esaltante, ma i giocatori a disposizione devono capire che giocano per la Lazio e che oggi bisogna veramente tirare fuori il massimo e che il Milan è la squadra più forte della Lazio. Non c'è molto da discutere, però il Milan ha lacune, il Milan nella partita secca può perdere contro la Lazio. Ci vuole la Lazio perfetta, ci vuole la Lazio migliore. Ma si può fare, soprattutto ripensando a quello che è successo lo scorso anno. Io vorrei vedere quel pizzico di cattiveria in più da parte dei giocatori della Lazio, pensando alla direzione di gara assurda, ridicola, imbarazzante di Di Bello. Cambierà qualcosa? Lo so, Casale è andato via, dietro immagino la coppia Patrick Romagnoli. Cambierà qualcosa anche a centrocampo? Per me deve tornare Rovella. Cambierà qualcosa là davanti? Noslin non mi ha convinto in queste due partite. Isaacsen scalpita, convocato anche nazionale, per cui secondo me merita di giocare, ma oggi onestamente mi interessa poco chi partirà titolare. Oggi è importante vedere 11 leoni in campo, perché bisogna vendicare la vergogna dello scorso anno, perché bisogna dare un segnale importante ai tifosi, ovvero che i giocatori hanno capito l'importanza di questa maglia e stasera daranno tutto. Poi, se non riusciremo a portare a casa i 3 punti, ma i giocatori daranno l'anima, i tifosi saranno contenti comunque. Però io spero di tornare a casa stasera con i 3 punti in tasca. Ovviamente questo è il mio giudizio. Qual è il tuo? Scrivimi qua sotto e noi ci ritroviamo dopo la partita. Ciao!